riapre per Melli nell'angolo, Shields di nuovo per Melli che mette il punto esclamativo. Ancora lo show a chiudere il palleggio di Napier, 4 secondi, Shields uno contro uno, fino in fondo riesce a trovare lo spazio giusto. E non è un caso che nelle partite in cui la percentuale si abbassa Pesaro fa molta difficoltà, qui invece finalmente arriva una schiacciata. Ancora Milano che prova a correre, difficoltà però in qualche modo il pallone arriva a Ricci da tre punti e Milano si sblocca dall'arco dei 6,75. Sullo show attacca Hall, ribaltamento nelle mani di Tommaso Baldasso da tre punti a segno. Risposte anche da Tommaso Baldasso, perché poi alla fine, mentre Davis va a realizzare col fallo, uno contro uno, pronti al raddoppio con i giocatori di Pesaro, la palla arriva interna per Brandon Davis che a livello di talento offensivo, il passaggio ma senza attaccare il ferro, ci prova Napier contro Tambone, crea lo spazio per il tiro da tre punti, lo va a realizzare. Heinz in post, di nuovo per Napier, 4 secondi, spara ancora dall'arco, spara ancora in modo corretto, marcato da Tambone, Milano vuole andare in avvicinamento su di lui, poi Heinz nelle mani di Baldasso da 3 punti a segno. Molto interessante per il proseguo del campionato. Melli con Napier che trova lo spazio da 3 punti. Siamo alla terza bomba in fila con Pengos dentro, Heinz lo scarico per Shields, palla dentro, palla fuori, è tutta un'altra cosa. I mille palleggi di Krejčík e l'ennesima palla persa invece dimostrano come tutto diventa difficile dall'altra parte. Napier va a realizzare di Shields, uno contro uno, lo scarico nell'angolo per Melli, anche Melli da 3 punti, quantomeno per ridare un po' di ossigeno all'attacco della Carpegna. Baldasso anche lui da 3 punti, questa squadra. Però è una soluzione che Milano ha usato tanto, soprattutto in Eurolega, mentre Napier va a realizzare, sta provando la Carpegna a cambiare un po' pagina. Sì, è giusto che lo faccia ed è giusto che continui a farlo, poi questo onestamente è un canestro di onnipotenza. Canestro subito, Shields in punta, ancora va a chiudere. Esagerare in difesa, Delfino quasi recupera il pallone che rimane ancora nelle mani di Pengos, uno contro uno questa volta, Pengos con il cameriere, che canestro! Specialmente in difesa poi si è scaldato come tutti e anche lui ha messo un bel mattone in questo vantaggio di Milano. Devonol vola, Brandon Davis! Dotè intercettato da Davis, che tecnicamente l'errore di Tutè con il passaggio al petto, arriva Kevin Pengos. Pesaro ci prova Milano, 82-60, Ricci in qualche modo riesce a mantenere il controllo del pallone, poi Brandon Davis di talento. Sì, la rimessa da Tome da tre punti, va a sbagliare, rimbalzo di Melli, di nuovo Napier, uno contro uno su Abdulrahman, si crea lo spazio per tirare, va a prendersi il fallo con il canestro. Partito fortissimo il serbo canadese. Sì, aveva dato l'impressione di poter, non dico dominare, però certamente di poter dare la linea di passaggio e chiaramente poi tutto diventa difficile, arriva ancora una palla persa. E la schiacciata di Devon Hall. Poi ancora da Tome, 4 secondi contro Rahman, deve trovare il tiro in svitamento. Tutto il talento di Gigi Datome.